Ci servirà un bicchiere da contenitore di candela o della colla a caldo e della vernice spray. Io in questo caso userò la Saratoga nel colore bianco lucido. Praticamente con la colla dovremo andare a disegnare questi cuoricini. È semplicissimo realizzarli, basta andare con la colla a disegnare un cuoricino e cercare di farlo piano piano, perché sennò la colla ci cola. Anche se non è perfetto, non fa niente, tanto dopo andremo a verniciarlo e poi comunque le cosine meno perfette non ci piacciono di più. Ecco qui, in questo modo quindi realizziamo tanti cuoricini. Questo è quello che ottengo io. Vedrete dei fili di vernice e di colla, ma quelli andranno eliminati, quindi non preoccupatevi. Ora con lo spray andiamo a verniciare all'esterno tutto quanto il nostro contenitore. Ecco il risultato finale. Andiamo a accendere una tela light e la inseriamo all'interno del contenitore. Questo è il risultato anche con la luce spenta. Carino, no? Procediamo con il secondo progetto e ci serviranno dei sassolini che io ho preso nei negozietti dei cinesi, un contenitore sempre per candela e sempre la nostra colla a caldo. Quello che dovremmo andare a realizzare sarà incollare tutti i sassolini all'esterno del nostro contenitore. Quindi prendiamo la colla a caldo e andiamo ad attaccare il nostro sassolino. Cercate di non mettere tanta colla, altrimenti collerà giù lungo il contenitore. Procedete in questo modo per tutto il contenitore. Decidete voi se volete mettere i sassolini anche sopra per coprire la parte tonda del contenitore, la parte del bicchiere, diciamo, del contenitore, o se limitarvi a stare un pochino più giù come ho deciso io. Velocizzo un pochino il procedimento, se no stiamo qui un quarto d'ora e quindi andiamo avanti in questo modo. Non preoccupatevi se vedrete dei filetti di colla, quelli ci saranno comunque. Basta comunque, quando avete finito di fare il lavoro, andarli a staccare, si staccheranno molto facilmente. Potete decidere di usare questo metodo o utilizzarlo come portacandela o comunque lasciarlo come decorazione. Quindi decorare il vostro contenitore, anche più alto che sia, più grande, più tozzo, più grosso, e lasciarlo lì sopra il mobile come decorazione. Lo potete realizzare con i sassolini della vostra casa in campagna, con le conchiglie del posto dove andate in vacanza, con tutto quello che desiderate e più vi piace. Questo è il risultato finale. Ho realizzato anche un contenitore un pochino più piccolo e questo invece è quello più grande che abbiamo lavorato insieme. Ora vado semplicemente ad accendere una tea light se voglio usarlo come portacandela e la vado a inserire all'interno di entrambi i contenitori. Così vedrete anche il risultato con la candela e potete decidere voi qual è il metodo che vi piace di più utilizzare. Spero che il video possa esservi stato utile, io vi saluto e vi mando un bacio grande. Al prossimo ragazzi, un bacio!